Salve gente, bentornati! Come potete leggere dal titolo, vado a parlarvi della nuova collezione che è uscita da poco tempo, autunnale, quindi autunno 2017, si chiama Fall in Love, quindi questo gioco di parole tra fall, quindi tra il cadere innamorato, innamorarsi, fall in love, e fall inteso come autunno, perché è un sinonimo d'autunno. Quindi dopo questa lezione di inglese pietosissima, passiamo alle fragranze. Sono quattro, sono due fresh, una food and spice e una fruttata. Sono fragranze bene o male, la maggior parte innovative, comunque sono profumi nuovi e particolari. Secondo il mio punto di vista, molte sono un pochino molto ricercate rispetto a ciò che di solito propone la Yankee, perché trovo che questa volta sono profumi non così scontati e non così commerciali. Due soprattutto, su quattro due soprattutto. Quindi procediamo con la prima, che è la Warm Cashmere, quindi una fresh. Io la metto tra le malafemmine. Tra la malafemmina perché è un profumo decisamente femminile, secondo me. Ora la strappiamo, perché è buona. E la descrizione ufficiale dice: un'elegante ed avvolgente sensazione regalata da sontuose e rilassanti note di sandalo che si fondono con l'esotico patchouli, note di testa arancia succosa, note di cuore legno di cashmere, ambra dorata e cardamomo, note di fondo legno di sandalo, muschio, patchouli bianco, vaniglia francese. Prendetelo con le pinze ciò che sto per dire, perché l'avevo già detto di un'altra fragranza, ma perché ci sono note comuni o inserite, ovvero anche questa, a mio avviso personalissimo, ricorda molto la quasi nominabile, perché quando la si nomina parte proprio l'embolo, Vanilla Satin. Perché secondo me i legni, legno di sandalo, comunque nella Vanilla Satin ci sono dei legni bianchi, comunque ci sono note, adesso l'arancia, sono tipo l'arancia succosa, però sì, ho annusato questa e insieme, una prima una poi quell'altra, la Vanilla Satin, ho notato che ci sono delle note, anzi la Satin è quasi più aspra di questa, perché questa è molto dolce, molto talcata, molto morbida. Warm cashmere, quindi c'è questo, qui c'è un disegno di un maglione, di una coperta piegata, ricorda molto quindi il caldo dei primi autunni, quando non il caldo dei primi autunni, il fresco dell'autunno, che dopo poi ci si va a coprire con i primi maglioncini, questo odore un pochino di volendo anche di biancheria pulita, ma non come la Clean Cotton, è tutto un altro genere. È morbida, io comunque la inserisco tra le amare femmine, perché comunque è l'odore che prende il vestito se tu ci spruzzi sopra il profumo, per farlo in breve. Poi andiamo avanti con un'altra malafemmina, e le due fresh sono due malafemmine per me, e l'altra è la Autumn Glow, che ho visto in giro che tutti stanno amando a dismisura. La descrizione ufficiale dice: foglie colorate che si intrecciano con la luce del sole dorata e con le note legnose del patchouli, quindi di nuovo il patchouli, quindi piace quest'anno patchouli. E il piaciuli in una splendida passeggiata autunnale nel bosco, note di testa, agrumi scintillanti, note di cuore, boccioli autunnali, erba appena tagliata, note di fondo, patchouli, fava tonka, ambra dorata. Stavo notando che note di testa in entrambi ci sono questi agrumi, c'è il patchouli, stavo facendo un confronto, c'è il patchouli in entrambi nelle note di fondo, quindi sì, un pochino si accomunano per questa cosa qua, un pochino le note di testa, un pochino le note di fondo, però sono due profumi completamente diversi, perché questo ricorda, adesso se mi ricordo bene cosa ho letto, però non ne conosco le note, magari potrei andarla anche a
cercare non sarebbe una cosa brutta, tipo Poison di Dior, una roba del genere, perché comunque è molto più corposo rispetto alla Warm Cashmere. La Warm Cashmere comunque dà una sensazione soffice, questa invece è proprio intensa, cioè pesante in senso buono, riempiono entrambe l'ambiente. La Warm Cashmere non credevo, ma riempie un sacco l'ambiente e trovo che sia una profumazione anche questa buona, ma davvero tanto intensa, che proprio impattacca l'aria, per intenderci. Poi andiamo avanti con la Berry and Fig Delight, che sarebbero il ginepro e la e il fico delight, fico. E la Yankee, a proposito, dice una ciotola traboccante di frutta, succosi gelsi e fichi appena raccolti, note di testa mora, fico baciato dal sole, foglie di lampone, note di cuore prugna rossa, albicocca, pesca mora di rovo, note di fondo fava tonka, bacche di vaniglia. Praticamente io questa la amo da spenta e la amo appena spenta, perché accesa diventa un pochino pesantina per me. È una delle quattro, è la fragranza più solita Yankee, cioè più è quella che è facile aspettarsi dalla Yankee. Questo non sto screditando la fragranza, però è quella più normale per questo tipo di brand. E il fico non si sente, e questa cosa mi piace, e trovo che accesa sappia praticamente di marmellata calda che bolle, quindi questo odore molto intenso di mora ed eventualmente anche di sto gelso, di cos'è che dice qua, la prugna, l'albicocca, la pesca, tutte lì dentro sto pentolone che bollono, e secondo me è una bacca di vaniglia, così addolcisce tutto, perché non è abbastanza dolce, secondo me diventa un pochino pesante nell'aria. Ammetto che ne ho usata mezza tarte, calcolando che le tarte sono potenti, comunque può essere anche che sia stata la quantità ad avermi un pochino disturbata, poi magari era il giorno. Ciò nonostante, comunque credo che sia una fragranza buonissima per chi ama le fruttate impegnative e calde, soprattutto perché comunque è una fruttata calda, non fresca, giustamente perché è autunno, quindi si va verso un'altra tipologia di... Poi, ultima ma non per ordine di importanza, vi parlo della Vibrant Saffron, il zafferano vibrante. Praticamente questa la Yankee la mette tra le Food and Spice e la descrizione ufficiale, io la metto tra le coccoline, dice: scopri la dolcezza calda e vibrante dello zafferano infuso nella morbidezza della vaniglia. Quindi la descrizione comunque è questo binomio vaniglia-zafferano. Nelle note di testa abbiamo il bergamotto, la foglia di cannella, l'anice stellato. Nelle note di cuore abbiamo lo zafferano. Nelle note di fondo invece accordo di legni caldi e bacca di vaniglia e ambra. Praticamente accesa un pochino mi ha ricordato, non c'è comunque nelle note quelle scritte, che non so se quelle scritte sono tutte le note, secondo me no, io sento anche dell'incenso, ma vagamente, c'è cioè un qualcosa che dici secondo me c'è dell'incenso, ma non è che c'è dell'incenso. E lo zafferano l'ho usato, quello proprio in fogliolini, quello che c'è nel disegno, insomma proprio i pistilli fondamentalmente, cioè sto fiore sono i pistilli mi sa, e ci assomiglia molto, cioè si sente quell'odore in questa candela. Io trovo che sia una candela arabeggiante, con dietro un damascato ci vuole con sta candela, ma perché fa molto da disca. È la cannella, non la si sente, si sentono ste spezie, ma non è che sono precise, non è che sono distinguibili. Si sente questo mischione di cannella, di legni, tanti legni, vaniglia che va un pochino, ma si sente la vaniglia, praticamente l'hanno messa solo per dire che l'hanno messa, perché
è proprio speziata, però in modo equilibrato. È decisamente potente ed è piacevole, cioè è forte ma buona. Quindi potrebbe sembrare una fragranza che può far venire mal di testa, ma secondo me no, perché è troppo. Dà una botta comunque all'aria etnica, non indifferente. È una fragranza difficilissima questa da spiegare. Facciamo un pochino tipo Istanbul, ma è stata Istanbul. È forte, è speziata, è corposa, è non scontata, è un profumo che sarebbe un profumo di nicchia, in pratica. Ricorda molto un profumo di nicchia che dici, boh, io non avrei mai fatto questi accostamenti, però devo dire che in effetti merita un sacco. Questi sono i quattro nuovi... Queste sono le quattro nuove fragranze proposte dalla Yankee, dalla Yankee per destinate all'autunno del 2017. Io le ho prese, vi lascio sempre il sito nell'info box da casainshop.it. Se le avete già provate, qui, dov'è qua? Qui? No, ma lo becco. Qui, su in alto, e lascio il sondaggio dove scrivere quali avete provato, se le avete provate, se vi sono piaciute. Nel caso avete dubbi, domande, curiosità e magari lasciare una vostra personalissima impressione sulle fragranze, scrivetelo giù nei commenti. Se il video vi è stato utile, ovviamente pollicino in su, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!